Stiamo facendo le prove della nostra corale polifonica palagianese. Prima di parlare di questo, vorrei doverosamente rivolgere un grazie a Palagiano Online per questa opportunità che ci dà di pubblicizzare questa nostra seconda serata associativa che terremo all'Istituto Comprensivo Gianni Rodari il 15 di dicembre alle ore 20. Quest'anno stiamo preparando un repertorio classico degli anni 40, anni 50, brani latinoamericani e brani italiani. Questa nostra serata associativa vuole innanzitutto pubblicizzare questa iniziativa che è la corale. La corale che nasce all'interno, corale amatoriale, vorrei sottolineare perché è importante questo aggettivo. Questa iniziativa nasce nell'ambito dell'associazione culturale Amici della Musica Biagio Dorè, soprattutto per due ordini di motivi. Il primo, squisitamente musicale. Mario, non anticipiamo temi che tratteremo in un altro video. Parlammi della serata. Perché anni 40 e 50? Ma è una novità, è praticamente una scelta anche dovuta a una possibilità di trasmettere un segnale diverso di allegria, soprattutto in questi momenti in cui sappiamo tutti che le cose non vanno benissimo. Allora vogliamo attraverso il canto trasmettere un segnale di allegria attraverso questi canti ritmati, molto ritmati. Utilizziamo anche la presenza di validi musicisti con le loro percussioni che ci offrono la possibilità di tenere appunto questo tipo di programma per questa serata. Quindi una nota di allegria che va dal quartetto Cetra, per esempio, per quanto riguarda i nostri brani italiani, a brani di carattere storico, brasiliani. Oppure brani cubani, messicani, argentini, quindi una nota di allegria. Así como besas tú, pero besas.
brani allegri e ritmati. Perché Non tengo di nero invece avete scelto Un bacio a mezzanotte? Ma semplicissimo, Non tengo di nero di questi tempi credo che come titolo non sia molto proponibile, perché credo che difficilmente riscuoterebbe successo. Perché Un bacio a mezzanotte? Ma perché innanzitutto è un brano famosissimo che tutti possono magari canticchiare insieme a noi, e poi è un brano dove c'è swing. Ecco, io sono un appassionato di questo stile musicale che ho condiviso con Biagio Lorè per tanto tempo, e quindi è una scelta condizionata dalla presenza di questo ritmo dondolante che ovviamente piace a chi segue questo tipo di repertorio. È un classico del quartetto Cetera, ma un brano reinterpretato da tanti artisti. È piaciuto anche a noi, insomma. Perché la gente deve venire ad ascoltarvi? Ma deve venire ad ascoltarci al di là del così fattore familiare, le amicizie, gli addetti ai lavori. Perché deve venire? Perché io credo che in ambito associativo sia ancora possibile recuperare un segnale positivo. Ecco, ci sono difficoltà ovunque quando si cerca di socializzare, di stare insieme. L'associazionismo invece credo che possa dire qualcosa ancora di importante, e la nostra iniziativa tra l'altro tende proprio a questo, cioè a voler dire giovani, meno giovani, persone con esperienze personali diversissime, si può stare insieme, se uniti, come nel nostro caso, dalla musica. Noi siamo insieme, socializziamo, e sicuramente anche il prossimo anno ci arricchiremo di nuove presenze tra noi. Quindi non solo musica, ma anche un abbraccio corale, per stare in tema. Socializziamo, socializzazione, ecco, fare un percorso insieme, crescere insieme. Questo che noi il messaggio vogliamo dare, a non rinunciare a questa opportunità stando insieme agli altri. Con tutte le difficoltà possibili ed immaginabili, ma c'è sempre un motivo in più per avventurarsi, ecco, attraverso queste esperienze dello stare insieme, investire positivamente il proprio tempo libero. Ecco, questo credo che sia il nostro messaggio conclusivo.